grandi esperti a confronto con studenti e popolazione per informare ed educare su esperienze di transizione energetica e sostenibilità ambientale. A Taranto, il primo workshop Green Tap. È possibile affrontare la questione della crisi climatica ovviamente con le energie rinnovabili, quindi lo sviluppo delle rinnovabili, ma anche con una nuova strategia di coltivazione della terra che è tra l'altro stata sperimentata ampiamente in una grande azienda pugliese, la fine dell'uso dell'aratro sovvertitore, quello che rovescia le zolle, e l'utilizzo del concetto della semina sosodo. La terra coltivata con questa modalità e ovviamente anche poi anche a livello biologico senza uso della chimica ottiene il grande risultato di tenere tutta la CO2 che le piante accumulano nel loro processo di crescita, mantiene il terreno chiuso e poi riseminato con i sistemi bucando la terra con la semina sussodo, fa in modo che quella CO2 resti sul suolo.